tutti alla famiglia. Le do la parola, consigliere Maffioletti, prego. Sì, grazie Presidente. Questo documento era stato corredato quando si era trattato appunto il precedente ordine del giorno, mi sembra esteso in modo congiunto e unanime da tutta la Commissione delle politiche sociali che è insediata nel Consiglio Comunale, e questo documento intendeva comunque. Sull'istruzione, ecco, grazie Assessore, della correzione. Comunque questo documento intendeva apportare alcune modifiche e interventi migliorativi rispetto a quelli che sono azioni e adozioni di documenti posti in essere già da precedenti comuni sul territorio nazionale nell'ambito di progetti costruiti in modo, se vogliamo, trasversale da più soggetti che entrano a far parte della formazione sociale di vari professionisti, perciò a vari livelli, compreso l'ANPEF, che è l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, che forma appunto educatori e professionisti che poi vanno a lavorare su queste tematiche. Vado a dar lettura. L'ordine del giorno 54.10 in tema di servizi di conciliazione famiglia-lavoro per la città di Trento pone degli obiettivi e degli impegni encomiabili e condivisibili, ma non include alcuni importanti aspetti specifici. Questo ordine del giorno pone in accento quello che è il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 92, che lo ha qualificato come principio cardine dell'Unione Europea. Il principio viene infatti richiamato nel preambolo del trattato e dice: decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà. Tale principio emerge inizialmente, seppur indirettamente, nel pensiero di Aristotele, che detta il rapporto tra governo e libertà, nonché di altri filosofi tipo Tommaso d'Aquino, John Althusser, datati ancora dopo il 1500. Ma viene questo principio espressamente enunciato solo nel corso del XIX secolo. Una prima definizione compiuta deriva infatti dalla dottrina sociale della Chiesa, della quale costituisce uno dei fondamenti. Di esso si trova un primo abbozzo già nell'enciclica Rerum Novarum del 91 di Papa Leone XIII. Ma la formulazione più esplicita di questo principio si trova nell'enciclica Quadrigesimo anno di Pio XI, che dice: come è illecito togliere agli individui ciò che esse possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare. Perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è quello di aiutare in maniera supplettiva le membra del corpo sociale, ma non già di distruggerle e di assorbirle. In un documento di tale importanza, quale appunto l'ordine del giorno citato in premessa sulla famiglia, questo principio deve essere il principio cardine che lo regge. Flessibilità, vado a leggere. Nel primo semestre del 2010 il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento e il Servizio Infanzia, Istruzione e Sport del Comune di Trento, in collaborazione con numerosi altri soggetti, hanno avviato e svolto l'indagine Crescere a Trento sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nel Comune di Trento. La principale richiesta dei genitori intervistati in questa indagine è di poter disporre di una maggiore flessibilità nella conciliazione di tempi per i bambini con i tempi per il lavoro per se stessi. Questa richiesta in parte si rivolge e ha a che vedere con l'organizzazione del lavoro. In parte, data natura e committente della ricerca, riguarda l'organizzazione e l'ulteriore sviluppo di servizi comunali per la prima infanzia. L'ordine del giorno da cui siamo partiti, 500
il 54-10 rispondeva solo parzialmente alla richiesta di flessibilità così espressa, e infatti non si è visto nessuna richiesta di, non si è promosso o potenziato in modo supplettivo il servizio di tag e smutter, ma dimentica anche di prendere in considerazione un servizio già presente efficace sul territorio come quello dei nonni, che a tutti gli effetti sono sempre più, diciamo, dei soggetti preposti a supplire a quello che è, in ordine all'accudimento dei minori, la tutela e la custodia della famiglia. Inoltre mancava questo documento di citare quella che era un'altra istituzione pubblica, che è rappresentato dai garanti dei minori, difensore civico, appunto, dottor Raffaele San Paolesi, che svolge anche importanti compiti in materia di infanzia e adolescenza e riveste anche nel contempo il garante di minori per la provincia autonoma di Trento. Svolge anche, dicevo, materie principali in ordine alla tutela dei diritti e gli interessi dei minori. È stata una figura poco promossa a livello sia comunale che provinciale, e in questa e nelle mie precedenti interrogazioni datate 7 novembre e 1 giugno cercavo appunto di evidenziare come in effetti mancasse qualsiasi riferimento a livello amministrativo comunale della figura dei garanti dei minori e dei suoi ruoli, che sono enunciati nel documento, che sono di segnalazione, di informazione, di tutela, di supporto, ma anche di ricorso da parte delle famiglie che hanno minori all'interno a questa istituzione, che può in tutti i casi svolgere un incarico molto importante nei confronti dell'amministrazione. Ancora nell'indagine Crescere a Trento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale si è visto che permane una richiesta di aiuto economico, e qui arriviamo al punto del documento, da parte di famiglie in condizioni di povertà che hanno al loro interno dei bambini piccoli. Si tratta di una richiesta non settoriale, in quanto che sempre più, diciamo, le famiglie che entrano in crisi economica possono avere anche dei ruoli apicali che improvvisamente cadono in povertà per le congiunture economiche del momento, ma anche per la perdita improvvisa del lavoro. Si segnala un problema che all'interno di questa indagine, che riguarda quantitativamente un numero limitato di famiglie, ma che comunque spesso non è monitorato ad hoc, perché le fragilità possono emergere anche da un momento all'altro di questo tipo, ma che comunque non può essere trascurato dall'occhio attento di una giunta comunale. La povertà nella prima infanzia plasma in modo drammatico, al limite della stessa sopravvivenza, i destini degli individui. A questo proposito, in alcuni casi l'erogazione dell'ICEF è subordinata alla valutazione preventiva dei servizi sociali. Cioè, per avere accesso in determinati casi alla misura economica c'è questo passaggio, che è un passaggio quasi obbligatorio. I destinatari di tali protocollo sono i nuclei familiari che non hanno le condizioni che danno titolo all'erogazione automatica del reddito di garanzia, ossia quelli che hanno delle problematiche di disagio contemplate o problematiche che non siano solamente di bisogno economico, ma di vario altro tipo, e di conseguenza devono passare attraverso il servizio sociale, che deve su di loro costruire un progetto sociale, e questo è un meccanismo che tante volte fa in modo che i soggetti che hanno minori al loro carico non si rivolgano ai servizi sociali, purtroppo per paura di che in qualche modo di che le indagini svolte possano poi addivenire a quelli che sono interventi invasivi, oppure che vanno poi a finire in quelli che sono stati più volte i documenti presentati in ordine agli allontanamenti spesso avuti dai minori stessi dal loro nucleo di origine. Il documento di tale indagine è proprio in base a una nostra ricerca, invece, svolta ancora nel marzo del 2012
La sfiducia e la paura che emerge proprio in ordine a quello che ho appena detto non è tanto dal fatto che sia stata fatta una cattiva stampa attraverso le pagine dei giornali, ma proprio dall'esperienza, ci tengo a sottolinearlo, questa diretta che hanno avuto i cittadini in ordine a quello che sono andata a dire, ossia si sono visti posti in essere delle indagini che erano ritenute molto lesive della privacy, ma che andavano poi a proporre dei provvedimenti assolutamente a volte contro quelle che erano le loro richieste di aiuto. Questi progetti ci costano anche da un certo punto di vista, perché hanno bisogno di essere costruiti attraverso figure di unità multiprofessionali che entrano in gioco chiaramente per valutare quello che è il nucleo in ordine alla richiesta del beneficio e della domanda appunto di accesso alla misura di rendita pubblica. E questo emerge anche in una recente richiesta, mi pare che ancora l'ho detto all'interno della trattazione dei miei documenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quaderni della ricerca sociale, bambini e bambine temporaneamente fuori dalla famiglia d'origine, perciò che è un documento a tutti gli effetti assolutamente ineccepibile. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre, si afferma in questo documento, appaiono con forza difficoltà contingenti dei nuclei familiari, ma che rischiano di cronicizzarsi, ovvero sia problemi economici della famiglia, problemi abitativi, problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori, fanno sì che ci sia un'ingerenza troppo invasiva da parte dei servizi sociali. Il presidente del Tribunale dei Minori di Roma, durante una recente audizione presso la Commissione Infanzia e Adolescenza, ha parlato di un 25%, è un dato nazionale, di bambini allontanati per motivazioni fondate su difficoltà economiche. Di conseguenza, come vedete, il problema non è solamente nostro a livello comunale, ma è un problema nazionale. Certo che noi dobbiamo guardare a quello che è la nostra competenza, quello che sono le nostre criticità. Purtroppo sono molti i bambini che finiscono in comunità, dice ancora il garante per l'infanzia del Lazio, perciò una persona assolutamente autorevole che parla, un soggetto deputato anche voglio dire a analizzare questi fenomeni. Sono molti i bambini, dice il garante per l'infanzia del Lazio, che finiscono in comunità per situazioni di indigenza della famiglia di origine. Questi bambini, aggiunge, costano moltissimo alla comunità. Per chi non lo sapesse, ci si aggira a una cifra che va dai 2.500 euro a bambino al mese per un inserimento in una comunità. Basterebbe dare ai genitori 1.000 euro e questi riuscirebbero a far crescere dignitosamente i loro figli. Sempre all'interno della Commissione Infanzia e Adolescenza, il presidente dei Tribunali di Minori di Roma ha parlato di una bambina, appunto l'ho citata ancora in altri documenti, tutto è cominciato quando il papà ha perso il lavoro. Ecco, per dire che chiaramente nel momento in cui una persona non riesce più, secondo quello che sarebbe un diritto costituzionalmente sancito, a garantire, il sostentamento della famiglia attraverso il lavoro, che dicevo è un diritto costituzionalmente sancito, l'articolo 1 della Costituzione, ecco che automaticamente si innesca un meccanismo diabolico, per cui anche ai giorni nostri, e soprattutto ai giorni nostri in cui il lavoro lo si perde per determinate cause, soprattutto per chi lavora in proprio, accade sempre più spesso, perché le partite IVA si possono aprire facilmente ma chiudere altrettanto facilmente. Ecco che, voglio dire, tutti ci potremmo trovare in siffatte situazioni. Tutto ciò premesso, si impegna appunto il sindaco e la giunta a rafforzare il principio di sussidiarietà integrandolo nei documenti materiali, corsi formativi, eventi e in tutte le altre forme e regole riguardanti la famiglia e il sostegno della famiglia. Riconoscere e promuovere l'attività dei nonni, ma non solo tramite attività promozionali e formative, ma individuando anche concreti incentivi finanziari per i nonni che assistono alla loro famiglia nella cura costante e continuativa dei figli, cioè sostituiscono il nido o l'asilo.
ampliare il concetto di Tagesmutter, includendo il concetto di Tagesmutter o Tagesoma, nonna bambinaia, anche come attività di volontariato, iniziando con un progetto pilota. È già stato fatto in altri comuni, perciò noi potremo anche una volta tanto recepire quello che di buono proviene dagli altri comuni, rafforzare la figura del garante dei minori, integrandola nei documenti, materiali, corsi formativi, eventi e tutto ciò che di opuscolo circola, ma anche in altre forme, riguardanti la famiglia e il sostegno della famiglia. Richiedere alla provincia di modificare le normative al fine di incrementare la durata e la decorrenza dell'assegnazione automatica del reddito di garanzia senza dover ricorrere necessariamente a quello che è il servizio sociale, in particolar modo se hanno dei figli. Incrementare le risorse non solo finanziarie per qualificare i lavoratori e trovare delle opportunità di lavoro per i membri delle famiglie in difficoltà economiche. Mi pare che avevo anche presentato in delibera di bilancio un documento in cui chiedevo di inventarsi qualcosa di nuovo. Grazie. Grazie consigliere Maffioletti. Do la parola all'assessore Franzoia. Grazie Presidente. Sì, ha fatto delle premesse lunghe partendo anche da molto lontano. Io mi concentrerò sul dispositivo, insomma, anche per non far perdere tempo all'aula, insomma, poi ci sarebbe anche tanto da dire. E premetto che parte del dispositivo abbiamo concordato con l'assessore Castelli perché è competenza anche dell'assessore Castelli. Come ho detto, mi chiedo di concentrarci appunto sul dispositivo e sul fatto di rafforzare il principio di sussidiarietà. Questo è un punto cardine delle linee del piano provinciale e anche delle linee del piano sociale, per cui sicuramente, anzi si parla nello specifico di sussidiarietà verticale, quindi tra enti, quindi provincia, comunità di valle e comuni, e sussidiarietà orizzontale, proprio per mettere in rete tutti gli attori che su un determinato tema si occupano, attori pubblici ma anche privati del no profit. Per quanto riguarda i punti 2 e 3, poi lascio la parola all'assessore Castelli. Sul punto 4, rafforzare la figura delle garanti dei minori, ne abbiamo avuto modo di parlarne più e più volte. Ecco, già come dire, nelle attività che che l'amministrazione porta avanti, di sicuro insomma, il garante dei minori è invitato, è stato presente alle iniziative. E, se non sbaglio, è una figura che decade con la cadenza come dire, della consigliatura provinciale, per cui probabilmente nei prossimi mesi ci sarà la futura nomina. Garante dei minori che nella nostra provincia coincide col difensore civico e può essere che sia l'occasione di incontrarlo come consiglieri interessati al tema, piuttosto che con una commissione particolare, eventualmente ci fosse la nuova figura, sono disponibile anche a questo. I punti 5 e 6, come lei stessa ha ricordato, sono non di competenza dell'amministrazione comunale, quindi eventualmente bisogna fare un richiamo alla provincia e quindi attivarsi, e già nelle linee del piano, nelle indicazioni delle linee del piano provinciale c'è questa volontà di riorganizzare tutto il comparto dei sussidi e dei contributi economici. Ecco, per una ottica di razionalizzazione, per evitare anche quello che un po' si diceva anche qua in occasione del bilancio, ecco, l'accumulo ingiustificato, iniquo, di contributi che invece potrebbero essere liberati per situazioni effettivamente di bisogno. Su questi due punti eventualmente io faccio la proposta di modificare così il dispositivo, attivarsi presso la provincia per una revisione complessiva del sistema dei sussidi, dei contributi, in particolare tenendo conto il carico familiare, insomma unirli così, perché come dire la competenza è provinciale. Ecco, concentrandoci appunto sul dispositivo. Grazie, assessore Franzoni, la prossima volta penso che le concediamo di rispondere da seduta se non è scomoda, insomma. Non l'ho pensato mentre interveniva. Prego, assessore Castelli. Sì, per quanto invece riguarda
i due punti, il punto numero 2 e numero 3 del dispositivo, che introducono anche, oltre alla figura, diciamo, dei nonni, figura che è inequivocabilmente di supporto alla genitorialità, soprattutto oggi in questo momento di difficoltà per il reperire il lavoro, per accudire alla propria famiglia, per conciliare i tempi del lavoro e della famiglia. Evidentemente questa figura è strategica nell'economia familiare, ha fatto bene, ha fatto la consigliera a ricordarlo. Tuttavia voglio comunque ricordare quanto già è sicuramente a conoscenza di quest'Aula, che il servizio di Tagesmutter, così come è concepito dalla provincia e introdotto nel più ampio sistema di servizi socioeducativi per la prima infanzia, è un servizio fortemente strutturato, è un servizio che vede nella possesso di determinati requisiti che afferiscono vuoi all'ambiente di cura e custodia dei bambini, vuoi alla professionalità degli operatori pedagogici, degli educatori pedagogici che lavorano all'interno dei Tagesmutter. Dicevo, è un sistema che presenta particolari requisiti che evidentemente sono, diciamo, individuati dalla normativa provinciale, ma consentono, al di là di quello, di avere un servizio particolarmente affidabile che sia a garanzia in primis del bambino e della famiglia alla quale il servizio si rivolge. Mentre l'attività dei nonni attualmente si configura come un'attività, per così dire, afferente alla rete parentale, insomma, destrutturata, se posso usare questo termine, e che comunque, pur essendo preziosa, non va incontro ad una codificazione né per quanto riguarda il soggetto che la eroga, né per quanto riguarda gli ambienti dove questa attività viene espletata. Per cui io propongo, alla luce appunto di questi elementi che caratterizzano comunque l'istituto della Tagesmutter a difesa della qualità del servizio erogato, propongo di riassumere il punto 2 e 3 del dispositivo formulato nel suo ordine del giorno con un unico dispositivo che vado a leggere. Valorizzare il contributo dei nonni alla funzione di cura ed educazione delle nuove generazioni e come elemento di forte supporto alla genitorialità nell'ambito delle iniziative riferite alle politiche sociali e dell'infanzia, anche attraverso iniziative concrete che li coinvolgano direttamente. Io avrei finito. Per iniziative concrete mi riferisco ad esempio ai percorsi che si fanno nel centro genitori bambini o comunque a percorsi strutturati nella quale la figura del nonno può entrare, diciamo, in maniera paritaria a quella genitoriale e portare il proprio contributo nell'ambito dell'attività educativa. Grazie. Consigliera Maffioletti, ha capito la proposta, adesso magari la facciamo anche fotocopiare così tutti si rendano partecipi della proposta della Giunta. Prego, consigliera Maffioletti. Puoi far fare. Sì, può intervenire intanto, consigliere. Non avevo capito che mi aveva dato la parola, Presidente, grazie. Innanzitutto
Mi rendo conto che spesso questi documenti sono documenti lunghi e magari anche abbastanza impegnativi per l'ascolto, però partono da delle filosofie importanti che sono entrati a far parte di veri e propri trattati, e di conseguenza io credo che insomma valga la pena parlare, voglio dire, di questioni serie e nei termini in cui già alcuni filosofi sono, insomma. Allora, ho apprezzato dell'assessore e mi sono sentita un po' meno io, insomma, un po' più in difficoltà io, perché forse sono stata lunga, però vedete, certi documenti anche trattarli sempre con sintesi e ridurre al non si può portare poi alla fine quello che è diciamo l'obiettivo finale a cui si vuole giungere, anche attraverso un lavoro che spesso è costato non solo di studio ma anche di esperienza e di preparazione con supporti vari. Ho apprezzato molto la volontà che c'è da parte della Giunta nelle rispettive posizioni dell'assessore, del nuovo assessore insediato, sia le politiche sociali, Maria Chiara Franzoia, che mi viene incontro facendo una proposta di modifica che credo possa essere accettabile, però spero e voglio auspicare che questo sia un nuovo inizio di una nuova era, di una nuova tendenza, che volta non tanto a votare in senso favorevole o meno a dei documenti che poi rimangano delle perfette enunciazioni, ma che poi su questi documenti si inizi a lavorare per trovare concretezza in quelle che sono le proposte degli impegni, perché voglio dire un impegno in particolar modo, il punto 2 e 3, quello nei confronti anche dei nonni, sono d'accordo con l'assessore Castelli, l'assessore all'istruzione, ha capito la filosofia da cui sono partita, anche richiamandosi a quello che oggigiorno sempre più è il ricorso alla figura dei nonni come figura e supporto familiare indispensabile spesso a sopperire a quelle che sono le esigenze anche in ordine lavorativo, ma non solo, di accudimento ai figli. Si risponde che è una figura destrutturata e che pertanto si parlava all'interno dell'impegno anche di un progetto pilota. Ecco, io auspico, assessore, che si parta con da parte mia assolutamente, chiaramente che voglio che sia chiaro, accetto la proposta, però mi sembra un po', scusate se magari vi sembro irriverente nei vostri confronti, mi sembra riduttiva rispetto alla richiesta che era quella di trovare anche degli incentivi finanziari, poi magari in un futuro, nei confronti appunto di queste figure che, se iniziamo adesso a riconoscerle come a tutti gli effetti figure di supporto alle famiglie, dovranno avere anche un riconoscimento fattivo in termini forse economici, tanto più che tante volte i nonni stessi vivono di una pensione sociale o vivono magari in condizioni economiche non proprio ottimali spesso, no? Allora io auspico, accetto, ripeto, senza polemica, e accetto, però io auspico veramente che questa sia una strada, un avvio di quello che dovrà essere, a mio avviso, una filosofia che vada concretamente incontro in maniera rivista a quelli che sono gli aiuti e gli interventi a favore delle famiglie, non tanto in forma blanda ma in forma fattiva, sfoltendo quello che è il campo dai professionisti che entrano e dando più aiuti economici diretti alle famiglie, tanto per intenderci. Accetto le proposte comunque. Grazie. Allora riassumo la proposta. Il dispositivo diventerebbe il seguente. Il punto 1 rimane, quindi rafforzare il principio di sussidiarietà integrandolo nei documenti materiali, corsi formativi, eventi, attività promozionali, delibere eccetera riguardanti la famiglia e il sostegno alla famiglia. I punti 2 e 3 diventano: valorizzare il contributo dei nonni alla funzione di cura ed educazione delle nuove generazioni e come elemento di forte supporto alla genitorialità nell'ambito delle iniziative riferite alle politiche sociali e dell'infanzia, anche attraverso iniziative concrete che li coinvolgono direttamente. Il punto 4 rimane come proposto:
rafforzare la figura del garante dei minori integrandola nei documenti, materiali, corsi formativi, eventi, attività promozionali, eccetera, riguardanti la famiglia e il sostegno alla famiglia. E punto 5.6 diventa sollecitare la PAT ad una revisione complessiva del sistema dei sussidi, in particolare tenendo conto del carico familiare come previsto dalle linee guida del piano sociale provinciale. Quindi stiamo distribuendo il testo, non so se ci sono altri interventi su questo. Questa è la proposta della Giunta accolta dalla proponente. Quindi, se ho ben capito, togliamo tutte le premesse e diventa questo il testo dell'ordine del giorno come praticamente dispositivo. Non c'è nessuno che chiede intervenire, allora possiamo mettere all'ordine del giorno, a mettere in votazione l'ordine del giorno. Consiglieri, si può votare? Dichiaro chiusa la votazione. Quarantadue presenti, 33 votanti, 30 favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti, 9 non votanti. L'ordine del giorno è approvato.